Ciao a tutti. Allora, realizzo questo brevissimo video innanzitutto per ringraziarvi del grande sostegno che mi date ogni volta. Ringrazio veramente tutti, tutti, i miei vecchi iscritti, persone che comunque si sono iscritte al mio canale sin dall'inizio, ma anche le persone che adesso, in questi giorni, comunque hanno deciso di aderire a questa famiglia, che spero comunque in futuro si andrà sempre espandendo di più. Vi ringrazio davvero di cuore, siete fantastici, davvero vi ringrazio tantissimo. E poi volevo anche spendere qualche parolina e chiedervi cosa ne pensate delle dichiarazioni post partita da parte di Pioli. Allora, io penso che questo non sia assolutamente un allenatore da Inter, non penso che Pioli possa tenere le redini della squadra, perché un allenatore che dichiara a fine partita che l'Inter ha giocato bene contro il Napoli, non so a che squadra sia abituato. Dato che comunque, come ho detto anche nel video in cui mi sono sfogata, nel video dopo la partita appunto con il Napoli, l'Inter secondo me è una squadra che dovrebbe competere per le prime posizioni in classifica e non dovrebbe lottare per il sesto posto. È davvero vergognoso anche solo dirle certe cose, è veramente vergognoso. Forse Pioli non si è ancora accorto di stare ad allenare l'Inter. Secondo me non è un allenatore, assolutamente io non lo terrei. Voi, fatemi sapere quello che pensate voi, ma assolutamente Pioli non è un allenatore che terrei. Adesso non voglio colpevolizzarlo di tutto perché, oddio, in campo non ci scende lui. La formazione sì, non la condivido per niente, i cambi, le scelte che fa assolutamente. Perché quando si impunta sempre sugli stessi, questi possono fare male, possono fare peggio, possono fare di peggio in peggio, però si impunta sempre, quando si impunta, quelli sono, quelli lascia, quelli non cambia. Per cui non è assolutamente un allenatore che io terrei all'Inter, anzi, speriamo che comunque arrivi un qualcuno, cioè qualcuno di più competente, che sappia tenere le redini della squadra. Che veramente li prenda a sprangate, perché qui non si può più, cioè siamo arrivati da un Inter, eravamo partiti da un Inter che lottava per i primi posti a un Inter che lotta per il sesto posto e secondo me rilasciare delle dichiarazioni del genere è assolutamente vergognoso. Poi fatemi sapere voi quello che pensate, ho realizzato questo video proprio per sapere la vostra idea e per ringraziarvi ancora una volta, vi ripeto, del grande sostegno che mi date ogni volta. Vi do appuntamento al prossimo video e buon proseguimento di giornata.